bella a tutti ragazzi, da sabato da Trevoce qua su Disney Adventure su Xbox One. Ragazzi, benvenuti nel mio canale come sempre. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vedete un bel mi piace ragazzi e ovviamente commentare se siete stati a Disney, se questo gioco vi piace eccetera eccetera. Qualsiasi cosa volete commentare ragazzi potete farlo. Ragazzi, ma siamo qui da Aladdin con 2D. Aladdin. Sono Aladdin, avrei sentito parlare di me. C'era spero una specie di... Vabbè. Che devo fare? Stavo consultando gli archivi del palazzo e ho trovato questo cannocchiale. Secondo le iscrizioni può rivelare ciò che l'occhio non può vedere. Potrebbe esserti utile. Grazie Aladdin. Ero sicuro che avresti saputo usare quel cannocchiale. Cerca altri misteri da svelare. Ok. Sii te stesso e andrai alla grande. Ma che pantalone hai? Hai trovato uno strumento potente. Non mi stupisce che lo tenessero nascosto in quella caverna. Ok, ti ricordi come si tiene? Tieni premuto RB e premi a RB, no LB. Beh, vabbè, il cannocchiale, ok. Avventuroso! E adesso? Scommetto che quel cannocchiale vede posti che noi non possiamo vedere. Vediamo, cose vediamo, nascoste. Vediamo. Tienilo a portata di mano, vedremo come funziona. Vediamo un po', ragazzi. Guarda là, deve esserci qualcosa qua attorno. Forse qui. Freddura gelante come l'Haunted Mansion. Vediamo un po'. Sono veramente curioso, ragazzi, di vedere. Topolino. Ciao, Topolino. Non è che per caso qualcuno ha visto Paperino? No, Paperino sì, dovrebbe essere un po' più avanti di qua. Ma se non sono mai stato qua io, ragazzi, dentro il castello. O sì. Deve esserci qualcosa qua sì, attorno. Sì, ci sono stato. Dove? Ma dove? Non vedo. Non vedo. Vabbè. Alla bacchetta, vai a prenderla! Ma chi è questo? Vabbè, non vedo un tubo io, ragazzi. Vabbè, andiamo a aiutare chi è sta qua. Cenerentola, ragazzi, no, il top. Fra Biancaneve e Cenerentola, veramente, io non so chi è la migliore. Quando il principe è silenzioso. Vabbè. Sono davvero lieta di conoscerti. Sì, anch'io. Che devo fare? Gli uccellini mi hanno detto che hai avuto molto da fare. Sì. Guarda. Ho una sorpresa per te. Una bacchetta magica. Che la manda desideri. La fata Smemorina. Spera ti possa servire a fare tante belle cose. Sì. Abbine molta cura e ricorda, usala con giudizio. Ah, finalmente la bacchetta magica? È quasi ora di recarsi al ballo e ovviamente ti serve il vestito adatto all'occasione. Sì. Se mi procuri ago, filo e della stoffa, okay, sarò lieta di cucire per te qualcosa di speciale da indossare. Con l'aiuto dei miei amici topini faremo in un lampo. Va bene. Arrivo subito. Allora, dai, un abbraccio a Cenerentola, dobbiamo darglielo. Molto gentile. Ecco fatto. Ok, quindi... Il tuo vestito per il ballo reale sarà elegantissimo. Ti va di chiacchierare? Oh, è davvero magico! Devo trovare ago e filo? Tiene premuto... con la bacchetta. Hai un'aria così magica! Ora cerca qualcosa su cui lanciare un incantesimo. Ecco, la mela. Qualcosa di luccicante che ti ispiri. Fai così. Mele caramellate per Pinocchio. Abracadabra. Proprio come Topolino nell'apprendista stregone. Ah, quindi adesso tutte le cose che... Cerchiamo qualcos'altro da incantesimare. Ehi, lassù. Sembra un lavoro per la tua bacchetta magica. Dove lassù? Non capisco. Qua. Ma adesso bene, è pattumiere. Benissimo, ragazzi. Sembrerebbe un bel nascondiglio. Se solo avessimo un cannocchiale magico. Il parasole? Che bello, ragazzi. Qua mi faccio super soldi. Deve esserci qualcosa qua attorno. Guardate qua. Me li faccio tutti io, Me li faccio tutti. Magari vi compro un premio.
Speriamo. Venti di venti. Ok ragazzi, abbiamo un segreto. E mi sono fatto un sacco di soldi, ragazzi. Se guardate qua. Ok, andiamo a trovare invece. Allora, intanto che cercavo qua fra tutte le cose qua. La pianta. No, qua becca il palo. Che bello la bacchetta, ragazzi, finalmente. Ma cos'è sta roba qua? Ah, ma questa qua sì, l'ho già fatta off camera, non si fa niente. Che è il tombino anche? Ma qua è tutto. Qua ragazzi, mo faccio soldi a palate, ho scoperto come fare i soldi. Lì c'è il bidone delle immondizie. E giù soldi, ragazzi. Ah vai, adesso con la bacchetta magica, ragazzi, non c'è più. C'è un pesce lì. Vabbè. E dov'è ago e filo per Cenerentola, la povera che ci deve fare il vestito? Il cappellaio matto, sei un grande. Il tombino. Ma dove devo andare? Mi sono perso, ragazzi, scusate. Polverina, polverina. Ah, qua è. Ma. Ah, ok, devo prendere con la bacchetta, perfetto. E adesso? Dov'è? Dov'è la polverina? Ah, ok, di là. Prendiamoci questi big money. Intanto io sparo tutto, io ragazzi, perché tanto ci prendiamo tutti i segreti. Vedete? Chi non vorrebbe aiutare Cenerentola? Uno di certo. Eccolo qua, l'ago e filo, perfetto. E Cenerentola è laggiù, perfetto. Signore, lei vuole camminare? Scusa, no. Il disturbo, giovanotto. Arrivo, eccomi. Non posso fare la magia di far camminare proprio le persone. Proprio quello che vabbè, ci occorreva però per finire il lavoro. Ok, sì. Forse riusciamo ad andare insieme al ballo. Ma certo. Se ti capita di trovare dell'altro filo, portamelo per favore. Ok. Sono sicura che ci sarà utile. I topini si stanno divertendo un mondo ad aiutarmi per il tuo vestito. Mentre lavoriamo, vuoi andare a cercare per loro qualcosa da mangiare? Sì, te ne sì. Sarei molto grata. Vado. Arrivederci. Non dimenticarti di Jack e Gus. Sono piccolini, Jack ma piuttosto ingordi. Vabbè, non c'è problema, eh. Trovo il popcorn per Jack e Gus. Vabbè, tanto io sparo tutto quello che riesco. Dov'è devo andare qua? Ok, mangiare per loro. Aspettate, ma qua... Secondo me gli devo sparare, un momento, eh. Sì, e vai. Attenzione ragazzi. Ma parte o fa solo... Ok, no. Ciao, Pipi. Dammi la bacchetta invece, io voglio la bacchetta. Allora, io invece non ho scoperto ancora come si usa lo specchio, ma... Ma va bene ragazzi, ci proverò anch'io. Che cose interessanti che ci sono da vedere. Io sparo perché le magie sono tutte... Io sono Pipi. Ok. Salve. Un tombino? Un tombino e il cestino. Ma dove devo andare? Eccoli qua, il popcorn. Quanti ne devo prendere? Uno di cinque, scommettiamo. Ah, uno di tre, perfetto. Dov'è il secondo? Chi sei tu che non ti ricordo? Aurora. Non mi ricordo di te, Aurora, ma ci troveremo. Oh, Peter Pan. Ciao, Peter. Allora, di qua passiamo vicino da Pinocchio. Ciao Pinocchio! Noi spariamo sempre. Sono queste le cose che mi scombussolano. Ok ragazzi, così scopriamo un sacco di trucchi. Andiamo, corriamo e spariamo. Corriamo e spariamo. Oh, il 2, perfetto. E poi ci manca ancora uno che sarà qua vicino. Non c'è niente. Ehi, lassù! Sembra un lavoro per la tua bacchetta magica. Dove lassù per la bacchetta? Potresti usare la bacchetta per verniciare le rose. Ok, eccolo qua, tre. Oh, là. Torniamo da Cenerontola. Che tanto di qua. Tempo. Che cos'è sta roba? Che bello. Sono queste... Vabbè. Ok, allora guarda, ti sto sparando proprio all'impazzata. Mi piace vedere la gente. Oh, fatemi passare, per favore. Dovrei uscire dal castello più spesso.
Sto andando nella direzione giusta? Sapete che mi sa di no? Mi sa di sì, cioè non mi sa di no, no, vedete? Ho sbagliato, ragazzi, mi sono perso! Scusa, eccoci qua, ciao Cenerentola! Ti ho trovato il popcorn per i topini? Beh? Vedo che ti piace fare con calma. Come con calma? Ma... ma... è tutto lì? Forse stai raccogliendo le idee. Ma scusa. Ricorda, andrà bene qualsiasi filo. Ce ne serve molto per completare tutto quanto. Porta il popcorn a Cenerentola. Ma ce li ho già. Hai fatto un bel... Oh, grazie. Ma... i topini apprezzeranno moltissimo. Sarà buggato, ragazzi. Ma che cavolo è successo? Gli uccellini. Sì, non preoccupate. Dimenticavo. Il tuo vestito sarà pronto tra pochissimo. No, tu preoccupa. Tu preoccupa. Ricorda, andrà bene qualsiasi filo. Ce ne serve molto per completare tutto quanto. Sì, nessun problema. Spero che oggi Lucifero non stia... aspetta che già che fa... Boh, ok, aspettiamo qui, ragazzi. È proprio aspettiamo cattivo. Un po'. Ok, hanno finito. Dobbiamo parlare con Cenerentola. Ciao, Cenerentola. Abbiamo finito il tuo vestito. Grazie. Speriamo che ti piaccia. Provalo e assumi una cosa regale. Così vediamo come ti sta. E finalmente questo riesci vestito è pronto. Sì che riesco. Hai molto talento. Ecco. Dai, vediamo. Fai esattamente come me. Pi, 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 pi. Che meraviglia. Non ho fatto la giravolta. Ma è magnifico. Grazie mille per il tuo aiuto. No, grazie a te che hai un super mega vestito, ragazzi. Oh, cielo. Le mie scarpette di cristallo. No. Con tutto questo da fare le avevo quasi dimenticate. No. Puoi aiutarmi a cercarle? Sì. Tanto la bacchetta magica. Dai, un altro abbraccio, dai. Vai qua, abbracciami un buco. Abbracciami un poco. No, nessun problema. Nessun tranquilla, stavo dicendo. Oh, sono corsa via senza scarpette. Per favore, no, se le vedi penso in che giro, si scalza, dimmi. Vediamo. Ciao, io sono Cenerentola. Ma che non si vede, niente. Vabbè. Andiamo a cercare questa scarpetta. Uno o due, mica ho capito io, eh. Dove cavolo è andata a perderle? A volte le cose sono nascoste in alto. Se vedi qualcosa che luccica lassù, usa la bacchetta magica per tirarla giù. E dove sono queste bacchette magiche? Boh, vabbè. Di qua. Ehi, non vorrai perderti una foto con Topolino? No, devo andarci. Ciao, Topolino. Per caso qualcuno ha visto Paperino? Ancora Paperino. Paperino dovrebbe essere più avanti qui sulla destra. Sono sicuro. Ciao. Ciao, tutti che mi salutano qua. Vestito da principe, ragazzi. Faccio colpo. Dov'è sta scarpa? Oh, ecco, Paperino dovrebbe essere un po' più avanti qui. Eccola qua la scarpetta. Una. Ah, due su due. La uno non so quando l'avevo trovata, vabbè. E consegno le scarpette a Cenerentola. Vabbè, ragazzi. Torno indietro intanto e voi vi saltate questo viaggio di ritorno. Le mie scarpette. Oh, le tue scarpette, sì. Mi hai fatto correre per mezza. Mancano solo gli inviti. No, gli inviti. Mamma mia, oh. Spero di rivederti. Ma io so, ma cos'è che sta accadendo qua? Che cos'è questo casino qua che... Buona giornata. Che devo fare? Credo che Anastasia e Genoveffa. Sì. Anastasia e Genoveffa. Vabbè. Ah, abbiamo finito con Cenerentola. Ragazzi, stiamo a posto. Perché adesso devo andare da lui qua, da Pinocchio, ma noi lo faremo la prossima puntata, ragazzi. Noi ci fermiamo qua, ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, guardate che bello che sono come principe, vi invito a mettere mi piace, ragazzi, iscrivervi al canale se è fatto. E noi, ragazzi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!